dove ti porta il rock. E il rock ti porta a San Siro, dove per 6 giorni il protagonista assoluto è il rock di Vasco Rossi. Un capitolo importante della sua storia musicale e del legame indissolubile con il suo pubblico. I dischi sono sempre stati una scusa per poter fare concerti, in realtà. Perché quello che conta è cantare la canzone dal vivo davanti alle persone. In quattro parole, io sono ancora qua. Che il palco sia la seconda casa di Vasco non è un segreto. E ogni volta che il comandante annuncia nuove adunate, la combriccola del Blasco scatta sull'attenti. Passa un anno solo per pensare a come organizzare il tuo concerto. Mal di pancia, mal di stomaco, insonnia e attesa per l'uscita dei biglietti. Ansia. E scatta l'attesa di prima dell'acquisto del biglietto. Tutte persone ci prendono in giro, però è così, è un anno intero, aspetta soltanto domani. È un pubblico straordinario, capito? Che io rimango tutte le volte allibito. Si fanno dei viaggi lunghissimi. Io sono venuto con qualcuno da Roma, dalla Sardegna, sono ragazzi di Firenze, Pisa, io sono di Rimini. È sempre un'emozione partire da casa, farti il viaggio in macchina, in treno, con gli amici, venire qua a conoscere nuova gente. Io loro l'ho conosciuti stamattina. È proprio un'atmosfera unica che trovo solo qua. Ogni appuntamento importante prevede una preparazione accurata. Io voglio fare ogni volta il concerto onesto e sincero. Queste canzoni hanno una positività incredibile. Quando è sul palco ti motiva. Ce l'ho fatta io, che sono Vasco, ce la puoi fare anche tu e ce la farete tutti. Andare al massimo costa fatica, anche fisica. Vado con fede. Fare 2 ore e 3 quarti di concerto, facendolo a livello fisico come lo faccio io, ci vuole allenamento, mi alleno 3 mesi prima. Io odio correre, cioè non sono uno sportivo, proprio non mi piace, lo faccio proprio per dovere. Sì, il rock è anche sudore. E quando si aprono i cancelli l'unica cosa che conta è correre. Voglio vedere come va a finire, andando al massimo, senza frenare. Voglio vedere se davvero poi si va a finire male. Quando corro penso al momento in cui finalmente toccherò la transenna. Si fa la fila di notte solo per questo, l'avere la transenna sulla pancia, per vivere Vasco a 10 centimetri come sono io adesso. Ti sa emozionare quando ti guarda poi con quegli occhi azzurri proprio lì davanti. Una data ne faccio il più possibile. E la gente poi ti risponde, ma scusami, ma non sono tutte uguali. E io gli dico, ma tu quando dai un bacio a una persona poi non gliene dai più, perché i baci sono tutti uguali. E ogni volta che mi ritorno, ogni volta che ritorno, ogni volta che cammino e mi sembra di averti vicino, ogni volta che mi guardi. Poi c'è la scaletta, lo studio dei pezzi. Ogni volta cambio, perché il mio spettacolo è sempre stato non una serie di canzoni così a caso, ma una serie di canzoni studiate perfettamente per creare un'onda emotiva che alla fine deve esplodere, finché alla fine la gente deve essere veramente soddisfatta e contenta, andare a casa esausta ma felice. E ogni volta che non sono per te, ogni volta che non è importante. Cioè, il concerto di Vasco è ogni volta un'emozione che ti prende e ti porta via. Beh, Vasco emoziona sempre. Ad ogni concerto trasporta il pubblico dentro la sua storia, che diventa quella di tutti noi. Siamo solo noi! Siamo solo noi, siamo solo noi, però siamo in tanti. Siamo solo noi.